ma se fai internet abbiamo avuto 18 prenotati, sono prestati 17 sacche fatte, quindi senza nessun problema, tutti bene, anche perché erano tutti donatori già conosciuti, per cui per sicurezza avevamo tenuto questa scelta di fare comunque una cosa soltanto per chi aveva già subito, che aveva già fatto le visite di controllo, che aveva già una scheda conosciuta, per essere più tranquilli tutti noi e i donatori chiaramente. Per cui da questo punto di vista è andato molto bene, c'è stata una bella risposta anche dei ragazzi che sono venuti apposta in questi giorni appunto a farsi visitare oggi a donare, quindi è stata una bella cosa sicuramente. Ci sono stati tanti giovani? Oggi sì, sono stati 4-5 che hanno cominciato a fare le donazioni proprio oggi in questa occasione, che è comunque una buona cosa sicuramente. Quindi secondo lei la promozione da parte di Fedez ha aiutato? Sì. Sì, sì, quello sicuramente, perché comunque è una cosa che ha un contatto col mondo giovanile, quindi il mondo giovanile ha risposto anche in questo senso sicuramente. Come Fedez dimostra, non basta essere famosi, ricchi, belli o brutti per poter escludere di aver bisogno di sangue, e siccome il sangue è una cosa che non si produce, non si commercia e si può solo donare, come dicono giustamente il messaggio di oggi, donare è la cosa più importante da questo punto di vista. Posto? Sì, ma... È un'iniziativa importantissima, perché salvare vite è importante. Ringraziamo la Fondazione Fedez e Fedez per aver voluto coinvolgere le associazioni più importanti della donazione sangue, ma soprattutto è un segnale per i ragazzi e ragazze che sempre meno vogliono donare. Più anziani donano, meno ragazzi donano, questo è un segnale importantissimo che Fedez dà, e io ringrazio i volontari che sono presenti stamattina in Piazza Duomo. È una giornata fantastica. Quando si è malati o si hanno delle problematiche, si è sempre vulnerabili. Il compito di Croce Rossa è di aiutare chi è in difficoltà, e quindi l'appello è di salvare vite donando. Noi speriamo che Fedez, che parla meglio di noi alle nuove generazioni, possa dare questo stimolo e questa informazione giusta, di togliere alcuni dubbi e perplessità che spesso i giovani hanno nell'avere a che fare con un ago e con la trasfusione, ma far capire l'importanza di donare, soprattutto il plasma, perché abbiamo una carenza di plasma enorme. Da plasma si ricavano i farmaci plasma derivati, che salvano e che curano tante malattie rare. In Italia abbiamo questo obiettivo adesso, quello di recuperare, di far donare plasma. E Fedez questo ci può aiutare moltissimo. Vedete, guardate qui. Faccia bene.